En dan duikt ze op, de mooiste stad ter wereld, Venetië. Aan de meerpalen voor het San Marcoplein leggen we de boot aan. Een uniekere plek is moeilijk te bedenken. Met een gondel onder de brug der zuchten varen blijft een unieke belevenis. Iedere gondelier heeft zijn eigen gondel. En een nieuwe gondel kopen is altijd een belangrijk moment in zijn leven. Gondelbouwer Gianfranco is in heel de stad bekend. Ik ontmoet hem op het moment dat een nieuwe gondel wordt gedoopt. Uiteraard is het feest op de scheepswerf met volop wijn en een heerlijke Venetiaanse maaltijdsoep. Una festa perché è una barca nuova e quindi come tutto c'è una nave che va in acqua, si fa il varo, si fa queste cose. Ma soprattutto è una festa perché, come le torno a ripetere, costruire una gondola personalizzata se fa fastidio, cioè non è facile. Se uno deve stare 10-12 ore al giorno sopra la gondola, è ovvio che deve avere una barca dove fa il minimo sforzo col massimo rendimento e che sta bene sopra, perché essendo storta praticamente fa male le gambe, fa male i piedi, quindi la devi fare su misura. Een gondel bestaat uit 280 stukken hout en is 11 meter lang. Iedere gondel is een meesterwerkje. Fascinante, cioè costruire una gondola, io ne ho fatte più di 100 ormai, ma ogni volta ne faccio una è sempre la prima, perché sai quello che cominci, non sai quello che finisce. È molto difficile da spiegare oltretutto, ma praticamente sono le stesse misure, stesso peso, ma il dislocamento in acqua cambia. Cambia a seconda del peso e della maniera di vogare del gondoliere. De boegspriet, de zogenaamde ferro, is in metaal. De opdrachtgever, gondelier Alessio, is trots op zijn nieuwe boot. La mia imbarcazione si chiama Paola, che è mia moglie, e Matteo e Giulio, che sono i miei figli. Ecco, questa qua è una cosa importante ed è sempre una cosa di tradizione. Qualsiasi barca è proprio il nome della famiglia. E ognuno dà l'impronta che desidera. E diciamo l'adobo, i colori, dà importanza diciamo alla famiglia. Alessio krijgt er niet genoeg van. Gondeliers houden van hun boot, van hun stad en van hun vak. Io ho due figli. Si spera sempre che cioè studino e imparino qualcosa di più, però ogni gondoliere ha un piacere enorme quando il figlio segue questa generazione diciamo di lavoro, perché è un lavoro molto importante e soprattutto su una città che è molto importante nel mondo, che è Venezia.